Oltre 100 edizioni di una fiera che ha saputo rinnovarsi anche nel tempo, partita come antica fiera del bestiame da stalla o da cortile, è arrivata ad essere una festa di tutti i giovani e anche le persone di questi giorni. Quindi un appuntamento importante che comunque ha radici forti e antiche, che però ha saputo rinnovarsi. Poi con dei piatti particolarmente interessanti, come ad esempio le trippe come colazione, per ricordare appunto gli antichi affari che si svolgevano fra gli allevatori nella compravendita di bestiame, ma poi c'è una serie di eventi e di possibilità che appunto valgono la pena per andare a Dueville in queste giornate, in queste serate, anche per stare un po' tranquilli e uscire un po' da casa. Quindi andate a Dueville, all'antica fiera di Sant'Anna, che sicuramente sarà un'esperienza di assoluta diciamo, gradevolezza e di assoluta anche inizio, fine luglio, inizio agosto, che serve per staccare dalla vita di tutti i giorni. Un grandissimo punto di riferimento ed è un grandissimo onore essere oggi qui in Regione Veneto a festeggiare praticamente il centenario, anche se andiamo oltre i 100 anni, di questa che è una tradizione che porta storia, cultura e benessere per la nostra comunità. Venite, venite sereni, come diceva il Presidente Ciambetti, venite con voglia di divertirvi. Ci sarà bella gente, bel clima e anche da mangiare e bere adeguatamente. La sagra sarà appunto dal 26 al 31 luglio. Il 31 si concluderà appunto con la Fiera Franca, che è il momento clou, nella quale la sera vi invitiamo a rimanere per i bellissimi fuochi artificiali. Alle 23.45 vi aspettiamo. La nostra manifestazione è in continua crescita, siamo orgogliosi di quello che riusciamo a proporre e grazie all'aiuto di tantissimi volontari riusciamo in questa impresa non semplicissima. Vi aspettiamo dal 26 al 31 luglio e per i più coraggiosi il 31 luglio alle ore 7 colazione con le trippe.